su, li prendo tutti. Aveva piovuto abbondantemente il pomeriggio di Pasqua e tutta la notte seguente, quindi era lecito attendersi un miglioramento per la Pasquetta, invece peggio che peggio, specialmente al mattino quando al concessionario autopista Seat di Rimini era in programma il Golden Fest, 13ª edizione, che prevedeva oltre alla 10 km Rimini-Riccione anche le gare per i giovani, il gattonamento e il retro running, il tutto organizzato dal Golden Fest di Rimini. Qui siamo proprio all'interno della concessionaria, dove naturalmente tutti cercavano di restarci il più possibile, ma poi il dovere ha chiamato tutti e prima o poi si sono portati fuori all'aperto sotto la pioggia. Mentre c'è anche chi approfitta dei massaggi di Teresa De Flumeri. Qui vedete i ragazzini, che sono sicuramente quelli che hanno meno paura della pioggia, saltellano per riscaldarsi, Johnny Schieratura si rimbocca i pantaloni per non bagnarseli e i corridori, i mini corridori, prendono il via per le loro gare. Vedete numeri ridotti, qui sono soltanto due e naturalmente non tutti se la sentono di bagnarsi, ma oltre che bagnarsi si trattava anche di patire parecchio freddo, perché la giornata era proprio tipicamente invernale, altro che giorno di Pasquetta. Comunque tutto è proceduto bene, quelli che hanno avuto il coraggio di partire alla fine hanno avuto doppia soddisfazione, perché hanno vinto le loro gare e hanno vinto anche l'inclemenza del tempo. Naturalmente non c'è stata la partecipazione che si attendeva Johnny Schieratura. Se fosse stata una stagione come di solito è per Pasqua, nei giorni di Pasqua, una giornata primaverile intendiamo, le cose sarebbero andate sicuramente altrimenti. Intanto, in attesa della 10 km, stiamo osservando questi ragazzi che danno sfogo alla loro passione per il podismo. Vedete, questi sono i più grandicelli che stanno prendendo il via, e questa sarà l'ultima gara o la penultima in programma per loro. E anche la gara di gattonamento ha visto una partecipazione assai ridotta, la vedremo tra poco, mentre questi ragazzi stanno per portare a termine la loro competizione. Vi ricordo che al termine di questo filmato sul 13esimo Golden Fest ci sarà una replica dei campionati italiani di campestre, che sono già andati in onda, ma visto che c'è spazio in questa puntata, appunto per il numero ridotto delle gare dei corridori non abbiamo fatto un programma vastissimo, potrete rivedere i campionati italiani di corsa campestre. Qui siamo nuovamente all'interno per le premiazioni, sono stati tutti premiati a pari meriti, tutti primi per una volta, quindi per alcuni è andata anche meglio del previsto. Sempre Johnny Schieratura a premiare, Johnny Schieratura che ha dovuto lavorare anche forse di più che se fosse stata una giornata normale, una giornata di sole. Comunque i partecipanti alla 10 km sono stati davvero numerosi, circa 200 atleti competitivi, è difficile averli anche quando c'è il sole, figuriamoci qui in una giornata di pioggia, eppure lui li ha avuti. Si sono impegnati sulle stradine alle spalle dell'aeroporto di Rimini e poi ritornati per il traguardo finale qui nell'autopista, nel parco dell'autopista. Vedete, si stanno preparando, vedete Di Giulio, vedete Elena Nanu che si stanno preparando per la gara di gattonamento, ridotta anche questa nei metri, ha fatto circa una decina di metri e vince Demetrio, l'atleta cubano. Ricorderete che alla partenza della Rimini Verucchio, lo scorso anno in Piazza Tre Martiri si esibì camminando per 60 metri con le mani e i piedi alzati. Abbiamo fatto un rallenti perché la gara è stata talmente rapida che ci aveva impedito
di vedere per esempio Martinini che si era classificato in ultima posizione. Ed eccoci alla premiazione anche di questa gara di gattonamento. Vedete sul podio Elena Nanu che ha vinto tra le donne, ma non ha fatto molta fatica perché penso fosse sola, invece Demetrio ha battuto gli altri maschietti. Qui ora si stanno radunando gli atleti per la partenza della 10 chilometri è chiamata la Rimini Riccione, naturalmente non si andava fino a Riccione, si andava forse nel territorio di Riccione ma proprio alle spalle dell'aeroporto di Rimini. Anche qui si è gareggiato sotto la pioggia, anche se verso la fine ha rallentato un po'. Ecco che scattano i circa 200 podisti per dare vita a questa manifestazione del Golden Fest organizzata dal Golden Club di Rimini, 13ª edizione. E domenica prossima, sperando che il tempo finalmente metta giudizio, si potrà andare a gareggiare a Riccione, nella Strariccione organizzata da Riccione Podismo. Erano presenti anche qui gli organizzatori di Riccione Podismo, da Bruna Vanzolini, c'era Montanari, che naturalmente facevano i debiti scongiuri per domenica prossima, perché non si ripetesse poi una giornata sfavorevole come quella che ha penalizzato davvero Johnny Scheratura, che meriterebbe molto di più sicuramente. E qui gli atleti impegnati, c'erano anche degli atleti validi, perché alla partenza abbiamo visto Stefano Ridolfi della Gabbi, l'atleta sammarinese, Roberto Giorgetti, anche lui sammarinese, poi Laurence Quadrani, che ultimamente sta attraversando davvero un buon momento, perché quando non ha vinto si è piazzato sempre bene, e qui lo vediamo infatti in prima posizione assieme a Stefano Ridolfi. I due sono al comando della corsa quando hanno già superato metà gara. In terza posizione Roberto Giorgetti, l'atleta sammarinese che abbiamo visto poco prima. Poi passano tutti uno dietro l'altro, staccati naturalmente, perché quando il tempo è brutto naturalmente la selezione è ancora maggiore. Per quel che riguarda le donne, abbiamo visto in un passaggio precedente che in testa c'era Fausta Borghini, che è poi la moglie di Laurence Quadrani, quindi si profila un